Pronti? Via! Allora, salve a tutti, sono Fabio Carletti, io mi occupo di sicurezza informatica come lavoro, o almeno già provo a farlo. Scusate se faccio ora il talk, dovevo stare alle 2:30, ma per problemi di traffico e quindi di autostrada ho detto insomma mettetemi un po' più tardi in modo che potessi fare il talk, perché non potevo essere per le 2:30 qui. Allora, quello che andrò a parlare oggi è Epifire, una distribuzione basata su Epicop, in cui ne parlo perché c'è una grande comunità molto molto attiva e perché come chicchetta c'è nel kernel patchato con GRSec. Ora, siccome ho anche poco tempo, allora, io lo utilizzo molto dal punto di vista lavorativo, io sono delle Marche, quindi più o meno nella mia zona c'è la piccola e media azienda, quindi i casi più comuni nella mia zona è il classico Trojan, spyware sul computer Windows. Mi è capitato anche di recente di diverse aziende in cui c'è il classico attacco informatico al server di posta elettronica, mandano le mail ai clienti esteri che non hanno la PEC dicendo abbiamo cambiato il codice IBAN. Ok, peccato che il codice IBAN va a puntare in Africa, eccetera eccetera. Fortunatamente, insomma, mi è capitato casi in cui i clienti collaboravano da tantissimo con l'azienda, quindi hanno detto, ma non ho capito adesso il bonifico, devo mandartelo su questo o su quello di prima? Come quello di prima? Ah, e si apre il calderone. Insomma, tanti si ritrovano ancora con il classico AVG free, oppure aggiornamenti disabilitati, e quindi vabbè, le solite cose. Allora, siccome che di recenti vengono utilizzati sempre spesso i computer come botnet, oppure l'utilizzo che insomma capita a me è il classico virus per rubare dati sensibili, oppure per utilizzare il computer come ponte per effettuare attacchi informatici. Tutto questo perché spesso pensano le aziende che, come spesso, cioè spero voi saprete, mettono il firewall oppure l'app l'hanno comprato, a posto, siamo ok, perché tanto abbiamo attemperato ai doveri, no, dal punto di vista della sicurezza. In realtà password default, ancora admin, e c'è un'azienda che faceva dei preventivi, delle gare appalto per un lavoro per l'IP security, e stavano in sala riunioni in pratica con i titolari che dicevano guarda, abbiamo quest'altro, e poi abbiamo la rete wifi in cui a volte i dipendenti, l'operai si portano il computer da casa per scaricare con emul. E poi scopro che sulla rete aziendale wifi sono condivise anche tutte le cartelle di contabilità. Mi sono messo a ridere davanti a faccia, tale per cui ho detto, ma se me lo dicevi prima ci venivo io a fare qualche reato qua dentro, no? Ok, il lavoro è tuo. Quindi, io sono delle Marche, quindi, come dicevo prima, essendo una piccola media azienda, spesso la realtà è che aspettano che prendano la bastonata sui denti del reato informatico, eccetera, eccetera, prima di accorgersi, ma forse è il caso che qualche soldino ce lo investiamo nella sicurezza informatica. Vabbè, comunque, per il resto, tutti ancora qualcosa craccato, qualcosa scaricato così, poi c'è AutoCAD le solite cose craccate che magari portano a dei spyware, dei malware. Poi vabbè, c'è sempre i dipendenti che non ne fotte niente dell'azienda e aspettano sempre. Di recente mi è capitato dei computer in cui la temperatura stava a più di 100 gradi. Ho detto, ma ogni volta se spegni il computer, sarà problema della pasta conduttiva. Così vado là, cioè non ci voglio credere, non l'avevo visto mai. Ho fatto lo screenshot, l'ho mandato a tutti i amici miei. Guarda, ho trovato un processore che sta sopra a 100 gradi. E poi i dipendenti ridevano, ah, ogni volta se spegni, guarda, arriva a 100 gradi. Ma vaffanculo. Niente, scusate. Allora, siccome che spesso viene utilizzato anche il discorso della sicurezza anche come inteso anche come privacy, quindi il discorso anche di non essere monitorati o comunque di avere delle comunicazioni verso l'esterno con maggiore sicurezza. Tutto questo, cerco di andare un po' più veloce, è che, poi c'è sta la gente che ancora non ha capito che se non pulisci l'history file o i cookie, eccetera, eccetera,
compri su Amazon, vai su Facebook e ti ritrovi che fanno la pubblicità delle stesse cose che guarda caso hai comprato. E dici, ma com'è che qui sanno già quello che mi piace? Che, ma che c'entra con Amazon, no, come lo vedono in culo al mondo, e Facebook sta tutta l'altra parte? In realtà ancora non ho capito che se non svuoti la cache così, insomma, diciamo che Facebook si fa un po' i cavoli tuoi. Poi va bene, mi è capitato io che mi occupo di sicurezza informatica, anche diversi fattori in cui vanno a prendere l'autenticazione sul file memorizzati all'interno di Google Chrome o Firefox, di Windows, e quindi spesso adesso io neanche pensavo che ci fosse un mercato dietro lo spionaggio industriale dei libri, in cui è capitato anche da parte della polizia che mi hanno passato dei lavori in cui c'è la classica scrittrice che vive scrivendo dei libri, ma ogni libro ci vuole tipo 3-4 anni per scriverlo, perché ricerche, fa le cose, e ci sono proprio delle persone che cercano di andare a rubare le ricerche fatte in modo da pubblicare il libro prima di loro. Oppure comunque sta un sacco di dietro, purtroppo, Dio disse bug e Windows fu. Ecco, allora, la soluzione che volevo presentare oggi, il mio talk più che altro è più una sorta di divulgazione, perché sto molto utilizzando questa distribuzione in cui, come dicevo prima, è un fork di Pickup, ma la cosa molto molto carina è che c'ha una comunità molto molto attiva. E questo è importante in ambito della sicurezza, perché se c'è stato qualche problema o c'è fa qualche aggiornamento della libreria di criptografia, di SSL o quello che è, io nell'arco de poco devo averci la faccia. Non è che posso affidarmi alla comunità in cui quando abbiamo tempo facciamo anche la patch. No, se è un discorso di firewall o router, devo averci la patch, devo averci l'aggiornamento entro dei tempi ragionevoli, altrimenti quando è il cavolo discorso della sicurezza. Quello che volevo parlare, insomma, è di questo IP Fire, in cui queste sono alcune schermate in cui dicevo è basato su Linux, è patchato già il kernel con JRS Security e c'ha dentro delle chicchette molto interessanti. Ha un packet manager suo che si chiama Packfire, un po' una sorta apt-get, quindi Packfire Update, Packfire Upgrade. Tutto gestibile da interfaccia grafica sulla 444, e il bello è che posso andare tra i pacchetti, c'è già Snort. Quindi installando Guardian, che è un pacchetto proprio di loro, che trovate nei repository di IPFire, è possibile avere un IDS o anche un IPS. È già molto, cioè proprio per l'utonto, diciamo, cioè, è facile d'amministrazione, in cui c'è sia il discorso di DHCP, c'è proxy, tutti i pacchetti conosciuti, e tra cui anche, dopo ne parleremo, per la privacy, Tor. Tra le tante cose carine che c'ha è che la gestione dei log, perché già c'è un'interfaccia grafica molto intuitiva in cui mi permette di suddividere tra i log di firewall, proxy e anche IPS. Quindi se ho delle intrusioni o comunque delle connessioni strane verso l'esterno, qua mi registra tutto. Allora, ecco qua Snort attivo, questa è una schermata in cui invece i servizi che sono abilitati, adesso in questo caso Snort era disabilitato, però tra le cose carine è che Snort mi permette di scaricare sia le regole della comunità, sia le regole Emergent Read, sia quella con la sottoscrizione al sito di Snort, che genera quelle o in code, no? quel codice univoco per le regole. E poi c'è Tor, quindi la porta la sapete tutti, è la classica 90-50, in cui qualsiasi client dalla parte LAN mette come gateway del browser il IPFire, mette la porta 90-50 e può navigare direttamente su Tor uscendo. Il bello è di Tor questo qua, che si può configurare anche in che nazione si vuole uscire come nodo uscente, oppure mettersi anche come relay o contribuire proprio al circuito Tor. Quindi c'è il browser, il classico, non so se sapete Tor o devo ripeterlo, cioè che come funziona. Tor è un sistema di routing che, data una sorgente, ci permette di uscire in un'altra nazione e il nodo uscente non sa l'IP
originale dell'utente, ma sa solo il router con cui è collegato. Tutto questo qua ci aumenta la privacy. Ora, il nodo uscente però potrebbe anche registrare quello che stiamo facendo, e quindi sono tutte macchine ingegni in cui si può utilizzare anche una VPN come per uscire sul nodo uscente, in modo che il nodo malevolo non registra cosa stiamo facendo su internet. Però, come voi sapete, la sicurezza informatica è un processo e non un prodotto, no? Non possiamo mai dire che l'abbiamo raggiunto, ma evidentemente che ci siamo avvicinati a, dopo uno in base a quello che deve fare, ecco, utilizza più o meno stratagemmi. Quindi questo è un disegnino che finché siamo all'interno di Tor, diciamo che il nodo può sapere solo il nodo precedente in cui ha passato l'informazione, ma non l'indirizzo da dove è partita la richiesta. E il nodo uscente, siccome che poi va al sito del destinatario, siccome qua è rosso e in chiaro, il nodo uscente può registrare dove stiamo andando a finire con la connessione. Ora, questa è la schermata di Tor all'interno del pfire. Io l'ho configurato sulla 3.1.444 e quindi ecco c'è Tor, mi dice quando sta consumando il PID, Tor abilitato, l'ho messo per questo esempio non in modalità relay, exit node non ho messo nulla particolare, posso anche decidere la banda da utilizzare. E ecco, quindi sulla porta 90-50, la classica di Tor, e va a meraviglia. Questo invece è Snort, in cui in questo caso ho messo Emerging Thread come comunità di regole che sono open source e gratuite, in cui ecco, una volta messo quali sono diverse caselline da scegliere, salva, mi va a caricare le regole e vado a spuntare quella che mi interessa a me. Però tipo ci sono tra le tante regole c'è anche lo shellcode. In questo caso Snort, cioè qua bisogna essere anche un po' smanettoni, perché a volte vengono considerati dei falsi negativi, cioè io sto scaricando da IRC, da qualche F server, me lo vede come shellcode, quando in realtà sto solo scaricando una distribuzione o qualche ISO, così nulla di strano. E quindi insomma queste regole, che all'interno di queste cose rosse si può configurare a sua volta altre regole, c'è un po' da, diciamo, tararlo, perché non è che abilito tutto a posto, sto sicuro, sto tranquillo, perché poi mi ha bloccato delle cose che magari non sono niente di strano, ma è solo che loro, cioè le regole Snort le vede come qualcosa di strano. Il bello è che ci sono anche per Android, anche per i mobile, quindi siccome che questo sistema con i pfire c'è anche un pacchetto che si chiama HostaPD, non so se l'avete sentito, che permette di mettere i pfire, o comunque un sistema Linux, come access point. Quindi io, per esempio, a casa, oltre ad avere il mio router firewall con i pfire, con Emerging Thread, ho anche un portatile con questo qua, con altre regole, in modo che quello che non vede uno vede quell'altro, eventualmente, che mi fa access point con i pfire. Quindi diciamo che chi si connette al wifi è doppiamente protetto con regole diverse. E cosa che è interessante, perché a me mi ha fatto comodo un sistema simile per gente che sta sotto stalking, oppure perseguitate, che tutti ancora con Windows, che poi prende la toolbar o il Trojan di turno. Comunque qua comincia a bloccare in entrata e in uscita e le cose strane. Tutto è registrato, c'hai tutte le connessioni con la porta sui log, e diciamo che un po' fa comodo. Questi sono dei riferimenti. Allora, il pfire è il sito, e una cosa interessante è che il pfire, come dicevo prima, è cioè una cosa che mi ha molto interessato anche lavorativamente parlando, perché c'ha una comunità che sta dietro con gli aggiornamenti. Poi ovviamente oltre ai 386 e 64 fa anche per ARM, quindi io per esempio l'ho provato sia sul Raspberry, l'ultima. L'ho provato anche sulla Alix, quelli che hanno il chip G-code, no, dell'AMD, e quindi si può fare queste cose carine come firewall. L'installazione fa scegliere tra SSA4, SSA4 senza journaling, XFS e BTRFS. Insomma, almeno
cioè, quindi anche uno già la Raspberry vuole fare il classico access point così improvvisato, è un signore access point, perché tra tutte le future che abbiamo troppo c'è da mettere. E poi altra cosa che volevo dire è che, vabbè, siccome che è open source, mi piace sponsorizzare questa cosa. Open your mind, usa open source, insomma. E, grazie per la vostra attenzione. Se ci avete qualche domanda, perché avendo poco tempo ho dovuto anche correre, penso. Qualche domanda? Curiosità? Ma io così. È andato bene, è andato bene.